perché lui quel film poi non l'abbiamo fatto. La sua società notariale ha avuto delle preoccupazioni, insomma, in genere poi quando si rinvia un film è difficile che poi lo si riacchiappa. Molti anni dopo lui mi manda a dire che vorrebbe fare, avevano annunciato questo mio progetto, La leggenda del santo bevitore, tratto da un racconto di Joseph Roth, una delle più belle opere letterarie del secolo scorso, che è un libricino poi di poche pagine. Lui ha saputo questa cosa, cosa che Marcello non faceva mai. Mi manda a dire che un bevitore come lui non avrei trovato da nessun'altra parte. E devo dire che infatti la grappa dopo il momento di convivialità a tavola, la convivialità del dopo cena, quindi la grappa proprio da gustare anche lì con gli amici, raccontarsi le storie. E io poi parlai con Marcello e dice, vedi, il protagonista deve avere 30 anni perché è un ubriacone, al punto che diventa un crociato, diventa un barbone. Ecco, tu hai già 60 anni suonati, in genere un vecchio ubriacone fa tenerezza, un giovane ubriacone fa pietà o cosa, e senti che sta vivendo in quel momento una tragedia. E lui capì benissimo. Guarda. Il terzo incontro per quanto concerne questa nostra possibile intesa comune di lavoro è venuta mentre lui riprendeva le ultime recite delle Lune, di quello spettacolo teatrale che fece come ultima cosa nella sua vita. E ripresero le recite dopo una sua interruzione per grave malattia a Milano. E io andai a Milano a vedere la ripresa, lo spettacolo l'avevo già visto. Al mattino della prima apro il Corriere e vedo che c'è una grande intervista a Marcello che dice vorrei fare un film con Olmi da alpino. E questa mi era giunta nuova, no? Perché era il capitano medico, allora. L'ubriacone, l'alpino, Marcello Alpino, ma proprio di là. Allora la sera prima dello spettacolo passo dal camerino e lui appena mi vede dice scusami, sai, ma io ho confidato questa cosa a un giornalista e gli hanno dato una grande evidenza, ma era una confidenza che io dico ma no, ma Marcello mi ha fatto un grande piacere, dico ma perché? Io ho sempre sognato di fare un film in montagna. Se non so perché, ma io che con le montagne non c'entro niente, ho sempre desiderato un film, da fare un film in montagna, ma da montanaro. Lui nel dire alpino non intendeva l'alpino, quello con la penna, cioè il montanaro, l'uomo delle Alpi. E ho detto, Marcello, guarda, dai tranquillo che faremo un film d'alpini. E lui mi disse no. E stamattina avevo le gambe gonfie, non riuscivo a camminare. Ha fatto ancora qualche recita, andò a Parigi. Circa un mese dopo c'era una festa a Sandrigo, nel Veneto, dove mi davano uno di quei premi alla simpatia, quelle cose che sono pretesti per fare delle grandi cene e delle grandi bevute. E lui ha detto, io vengo a questa festa. Il mattino telefonò da Parigi, che non poteva venire. La sera, durante la festa, ritelefonò per salutare gli amici. E, ahimè, concluse così. Il suo passaggio in mezzo a noi,
Beh, però come vedi, i vivi e i morti si incontrano sempre. I vivi e i morti si incontrano sempre. E il cinema ci serve molto a questo. Nel momento in cui veramente parliamo di Marcello, e qui dietro l'angolo, non è facile sbrodolata retorica. Poco fa Loredana, mia moglie, ha visto un brandello del posto dove lei aveva 15 anni. Io che ho sposato Loredana dopo che ha fatto il film Il Posto, sono quelle cose che non è facile dirle, no. Io questa sera vedendola, là sullo schermo, vedendola accanto a me, non è cambiato niente. Voglio dire che c'è una forza. Forse l'impeccabile Tatti può... No, non c'entro niente, un minuto, sono, io credo che chiunque in questa sala sia stupefatto, come dire, ma non chi fa il nostro stupido mestiere di cronista, di figure, che associa, come dire, delle categorie in casella degli artisti, degli attori, ma credo che vorrei che alzasse la mano chi potesse dire che si era immaginato che un giorno in questa sala avrebbe sentito Ermanno Olmi celebrare Marcello Mastroianni, perché comunque li abbiamo sempre immaginato come inconciliabilmente diversi, come persone che percorrevano strade parallele ma destinate ad incontrarsi. Ma io, e devo dire che ogni volta che si incontra di queste stagioni il maestro Ermanno, è come dire, si partecipa a una festa dello stupore, perché lo stupore che ci dà Olmi raccontandoci alcuni incontri magici della sua vita e per il grande incontro filmico mai avvenuto con Mastroianni, lo stesso stupore che abbiamo provato quando abbiamo visto un film così incredibilmente faticoso, così magnificamente colossale, ricco e sfarzoso e durissimo e invernale e ghiacciato come Il Mestiere delle Armi, e quando sentiamo bisbigliare i fantasmagorici progetti che aspettano il nostro ragazzo della Bovisa. È come dire, e credo che tutti quanti siamo partecipi di questo stupore, di queste belle sorprese che Olmi ogni tanto che ha deciso di regalarci sempre più spesso, ma anche così, anche cose da seratine come questa. Grazie. Grazie.